Dio non ti vuole perdere. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi apriamo la nostra mente, apriamo il nostro cuore, apriamoci alla parola di Dio, perché vuole donarci cose grandi. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, 12-14. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Amen. Carissimi, oggi questo Vangelo molto corto, abbiamo ascoltato soltanto tre versetti, ci parla di una cosa importantissima, del cuore di Dio, un cuore che è grande ed è ricco di misericordia, ricco di amore per noi, di amore per te. Questa è la buona notizia di oggi. E Gesù ne parla in un modo speciale, con un paragone, con un racconto, una piccola parabola, dicendo: se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita. È un paradosso quello che Gesù ci sta dicendo. È difficile, se non impossibile, trovare un pastore che con 100 pecore, quando una si perde, lascia le 99 chissà dove per andare in cerca di una perduta. Così invece di perderne solo una, ne perde altre 99, ne perde tutte 100. È un paradosso. Ma questo paradosso è ideale per comprendere quanto Dio ci ama. Perché molto spesso noi anche abbiamo dei pensieri paradossali. Ma com'è possibile che Dio voglia il meglio per me? Com'è possibile che Dio mi ami se io vivo una vita che non è tanto bella, che non è tanto morale, che ha tante problematicità che mi porto dietro a causa mia, a causa di tante debolezze? Com'è possibile che Dio pensi a me, che non mi giudichi, che mi voglia salvare ancora, così come sono? Quante volte abbiamo questi pensieri? Eppure sono questi pensieri quelli sbagliati. Il racconto di Gesù è quello giusto, anche se ci sembra strano. Perché Dio non mi vuole perdere? Perché Dio viene in cerca di me? Perché Dio non mi lascia in pace quando io mi smarrisco, quando io cado, quando mi allontano da Lui? Lui viene in cerca di me, Lui mi corre dietro, Lui mi chiama: Luca, dove stai andando? Luca, fermati. Luca, voglio che tu viva meglio di come stai vivendo adesso. Luca, io ti voglio dare molto di più. Ecco il nostro Padre nei cieli. Questa è la sua volontà, che tu non ti perda, che io non mi perda. Allora accogliamo oggi questo amore incredibile, questo amore paradossale, questo amore che molto spesso scandalizza. È un amore anche incomprensibile, perché noi non faremo mai così. Ma non lo comprendiamo, forse perché non lo abbiamo ancora sperimentato. Perché quando invece ci lasciamo amare, così come Dio ci ama davvero, il nostro cuore cambia. Il nostro cuore sa palpitare soltanto dell'amore di Dio e non conosce più l'odio, non conosce più l'ira,
non conosce il disprezzo, non conosce il giudizio, perché si è lasciato amare da colui che è venuto in cerca di me. Questa è la bellissima notizia oggi. Isaia 40, la prima lettura di oggi. Al versetto 10 dice: il Signore Dio viene con potenza, come un pastore fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Ecco, Dio è davvero questo buon pastore che viene per coccolarci e prenderci su di sé, farci fare quel percorso che da solo non riusciamo. E se siamo feriti, ci fascia le nostre ferite. E se abbiamo problemi di articolazione alle gambe, ci prende e ci porta in braccio per andare avanti. Ecco il nostro buon pastore, ecco il nostro Dio, ecco il Signore che non vuole che nessuno di noi si perda. Lasciamoci amare da Dio, fratelli e sorelle. Oggi è un giorno, questo è un tempo benedetto, perché Dio si manifesta a noi così com'è. Lui è amore, è benevolenza, ma un amore personale, non un amore generico. Allora insieme gli diciamo grazie, Signore Gesù, perché la mia vita è preziosa ai tuoi occhi, perché tu mi ami. Grazie perché tu non vuoi che io mi perda e tutte le volte che sono caduto tu hai guardato a me non con giudizio, condanna. Tu hai guardato a me, oh Signore, pieno di compassione, di misericordia. Donami oggi di sperimentare quanto tu mi ami, quanto tu mi voglia bene, oh Signore, e che io possa ricambiare questo amore ringraziandoti, benedicendo te, Signore. Aprimi le strade di questa gratitudine, affinché io possa essere annunciatore del tuo amore, di questa buona notizia. A te, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora ecco che il slogan oggi il Signore ci dona: Dio non ti vuole perdere. Questa è la verità. Tu sei prezioso per Dio e Lui non ti vuole perdere. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao!